Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Questa sera siamo qua al Salone del Libro per introdurvi alla lettura di un libro di un giovane scrittore, è un mio carissimo amico, Stefano Baudino. Abbiamo qui dietro di noi il libro La Repubblica Punciuta, poi ci spiegherai bene che cosa vuol dire, e soprattutto volevo ringraziarlo di avermi invitato. Io sono Adriano Moraglio, ho fatto per tanti anni il giornalista, ho lavorato per l'agenzia ANSA e successivamente per il Sole 24 Ore, poi da alcuni anni ho avuto la fortuna di poter andare in pensione, cosa che non è facile per molti versi. Ho avuto l'occasione e ne ho approfittato per proseguire quello che mi sta appassionando da diversi anni, cioè il desiderio di favorire soprattutto tra i giovani, comunque tra i lettori, una percezione favorevole di che cosa vuol dire fare l'imprenditore. E attorno a questo terreno ci siamo trovati diverse volte a parlare, anche perché desidererei che Stefano, che ha una bellissima penna, mi piacerebbe che anche lui collaborasse in questa collana a raccontare storie di imprenditori, ma ce la faremo. Prima o poi ce la faremo. Volevo dire, però, parliamo del suo libro. Allora, La Repubblica Punciuta. A me ha colpito tantissimo perché lui, mentre lo scriveva, mi mandava le cose che lui cominciava a scrivere. E per me era una grossa novità, perché il mondo della mafia, io non l'ho mai studiato e non ne ho mai scritto, per cui mi incuriosiva questa cosa. Allora io la prima domanda che voglio farti è questa: come mai, da cosa nasce questo interesse per questo mondo così complicato, così duro, così violento, così difficile anche da decifrare? Grazie Stefano. Allora, innanzitutto grazie a chi è venuto, a chi è passato. Sì, mi sentite innanzitutto? Ok. Il microfono è collegato là. E volevo anche ringraziare Adriano, che appunto è un professionista del settore, dell'ambito del giornalismo. Ho voluto coinvolgere lui, è stata la prima persona che mi è venuta in mente, diciamo, per questo evento, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, diciamo, umanamente. Quindi ho preferito una persona che io conoscevo umanamente, che mi conosceva dal punto di vista umano, piuttosto che magari un professionista del giornalismo in ambito antimafia o di cronaca giudiziaria. Quindi sono contento che lui sia qua. E, mi dicevi com'è nato tutto. Allora, io ovviamente nato e cresciuto a Torino, ma sono per metà siciliano, quindi ho avuto sempre modo di scendere in Sicilia e soprattutto di osservare bene la Sicilia. Quindi in realtà parte da un punto di vista sociologico, diciamo, questo libro, più che tecnico, giuridico. Cioè, della Sicilia è bello studiare, secondo me, le tante contraddizioni, principalmente, che sono poi quelle che nell'ambito criminale danno l'idea, no? Ti danno le facce, lo spirito, le strutture della mafia, che poi cambia nel corso del tempo, così come si evolve il mondo, si evolve anche lei. E quindi questo è, alla fine, qualcuno l'ha considerato un piccolo bignami della storia di Cosa Nostra, perché parte dal 1957, anno di fondazione di Cosa Nostra Palermitana, dell'associazione mafiosa palermitana, e arriva ai giorni nostri, arriva alle ultime due sentenze importantissime dell'anno scorso, che sono quelle della trattativa Stato-Mafia e quella della strage di Via D'Amelio, il Borsellino Quater, che hanno scoperchiato proprio il vaso di Pandora. E quindi l'obiettivo era quello. Tu mi dicevi: perché l'hai scritto? Io ho cominciato a scrivere articoli per quotidiani online o piccoli giornali locali nell'ambito della politica, dell'attualità politica, arrivando a scoprire che in Italia l'attualità politica, la cronaca politica e poi alla fine anche cronaca giudiziaria, e soprattutto arrivando a scoprire il tema enorme, gigantesco della trattativa Stato-Mafia, che magari al quale molti non sono direttamente interessati perché pensano non sia cosa loro.
Ma in realtà quello che ci dicono queste sentenze importanti è che noi, i nostri governi, cioè i rappresentanti che noi abbiamo eletto, i parlamenti e i governi che si sono succeduti in questi anni, o meglio, in anni ben precisi, parliamo in particolare di tre governi, governo Andreotti, governo Amato e governo Berlusconi, sono stati vittime di un ricatto, del ricatto mafioso. E questo vuol dire che se sono stati loro, governo italiano, vittima di un ricatto mafioso, lo siamo stati tutti noi, perché noi eravamo gli elettori, coloro che erano rappresentati da persone che al posto di provare a sconfiggere la mafia, trattavano amabilmente con la mafia, lasciando sole le persone che invece la combattevano strenuamente. La sentenza sulla trattativa Stato Mafia ci dice una cosa agghiacciante, e cioè che Paolo Borsellino è morto perché lo Stato ha deciso di intraprendere quella trattativa con Cosa Nostra Palermitana, e diretta conseguenza di quella trattativa è stata la morte di un uomo che è considerato giustamente il simbolo dell'antimafia. Ma noi dobbiamo scoprire le cause oltre che gli effetti, e questo libro è nato per quel motivo. Ecco, allora andiamo di curiosità in curiosità. Allora, la prima era quella, capire perché sei arrivato a questa tematica e che ti ha spinto a pubblicare anche un libro. La seconda curiosità è questa, ma dove e come hai fatto per trovare le fonti di informazione, per poter arrivare ad una pubblicazione che stia all'onore del mondo, cioè con delle argomentazioni suffragate da documenti, da dati oggettivi. Da dati oggettivi, esatto. Allora, in realtà qualcuno di voi, vabbè, giovane come me, si è allenato magari al liceo classico con i saggi brevi, no? Qualcosa con cui abbiamo avuto a che fare. Scrivere un libro è un saggio lungo. Certo. Quindi è vero che si parla di scrittura, bisogna avere un certo tipo di penna magari, no? Per affrontare determinati argomenti, ma principalmente si tratta di mettere insieme i pezzi di un puzzle. Quindi le fonti, io ho avuto la fortuna di studiare 3 anni a giurisprudenza, quindi di avere un minimo di mestichezza, no? Con sentenze giudiziarie, con atti di inchiesta parlamentari, con la materia del diritto costituzionale piuttosto che il diritto privato, eccetera. E quell'esperienza ha fatto in modo che io magari avessi un minimo di competenze in più, no? per fare questo, anche se poi mi è capitato di fare lezioni all'università in questi mesi. Quello che dico ai ragazzi è che l'80% di quello che c'è lì dentro è passione, cioè il motore vero poi è quello della passione, prima ancora che quello della competenza tecnica acquisita con gli studi. Se non hai la passione, non hai la mentalità per poter fare una cosa del genere. E se anche ti manca una parte di competenza tecnica, la passione fa in modo di colmare, secondo me, nel mio caso è stato così, di colmare magari determinati buchi che giustamente una persona può avere, perché lo studio poi è sempre quotidiano e c'è sempre bisogno di esercizio, sia in ambito letterario che in ambito proprio tecnico, quando si approccia una sentenza o un dato oggettivo. Poi ovviamente la lettura di tantissimi saggi, le cui informazioni, diciamo, ho tentato di armonizzare per arrivare a quel risultato, e l'insieme di tutto questo mi ha portato a scrivere questo libro, che poi appunto narra degli eventi salienti di Cosa Nostra Palermitana, interni a Cosa Nostra Palermitana e anche appunto nel rapporto con le istituzioni, ma poi fondamentalmente un libro di 110 pagine. Quindi la mia idea era, per arrivare anche a un target che non fosse quello over, diciamo così, ma fosse anche un target di miei coetanei o addirittura di persone che abbiano un'età inferiore alla mia, l'idea era quella di proporre un prodotto snello, no? Per essere magari appetibile anche a persone che non sono abituati a leggere, e soprattutto magari, come è normale che sia, non sono abituati a leggere questo tipo di libri. Il tuo obiettivo, mi sembra di capire, che sia quello di creare una consapevolezza su questo fenomeno in chi la consapevolezza non ce l'ha ancora, o magari ha semplicemente una curiosità, oppure per fortuna non ha avuto modo di entrare in rapporto col mondo mafioso, per capire di più che cosa è e quanto conta nella nostra società. È così? Esattamente, anche perché, ed è un'altra cosa, diciamo, che io amo
costituisce un po' il cappello introduttivo che faccio quando vado nei licei o nelle università a cercare di spiegare queste cose. Purtroppo siamo cittadini di un paese in cui l'impalcatura mediatica, il sistema mediatico, molto spesso va a coprire determinate verità, in particolare quando quelle verità mettono in imbarazzo l'establishment politico, che è l'establishment politico che sostanzialmente controlla quei media. Noi ricordiamoci che siamo in un paese in cui 3 reti su 7 principali sono direttamente controllate dall'esponente principale di un partito politico, che è stato anche membro del governo per molto tempo, e ribadisco due sentenze, diciamo il combinato disposto di due sentenze ci dicono Silvio Berlusconi aver stretto un patto con Cosa Nostra Palermitana, quindi una persona che è stato più volte presidente del Consiglio, che sia prima di diventare presidente del Consiglio che dopo essere diventato presidente del Consiglio ogni 6 mesi versava 250 milioni di vecchie lire direttamente nelle casse dell'associazione criminale che aveva steso i principali esponenti dell'antimafia vera. Bene, in Italia questa persona controlla 3 reti su 7 e quando è al governo, perché lo è stato molto spesso, ha controllato anche le reti RAI, perché noi abbiamo una RAI che prima era lottizzata e ora, a causa di una riforma pessima secondo me fatta dal governo Renzi, è stata addirittura governizzata. Quindi abbiamo una RAI in mano al governo, qualsiasi governo ci sia è un male che sia in mano al governo, sempre, e Mediaset che fa parte di quel circuito là e di quell'imprenditore lì che ha rappresentato secondo me la parte più marcia di questo paese, e nel libro ne parlo. Dopo che tu hai concluso questo lavoro, poi ci devi spiegare il punciuta, che cosa significa, anzi ce lo spieghi subito, sì. Però ti chiedo, dopo che hai fatto questo lavoro, che cosa ne hai tratto tu? Cioè, cosa ha significato per te fare questo libro? Che consapevolezza hai tu oggi di questa problematica? Allora, scrivere questo libro mi ha portato innanzitutto a conoscere tante cose, perché quando uno, tu sai meglio di me che quando uno scrive impara tanto. E quindi innanzitutto mi ha dato lo spaccato dei rapporti di Cosa Nostra Palermitana e dei rapporti di Cosa Nostra Palermitana con lo Stato italiano, che sono rapporti che non sono mai morti purtroppo e che forse non moriranno mai, se non c'è quella consapevolezza e secondo me quell'educazione principalmente nei giovani. Il mio obiettivo appunto era quello di arrivare a persone che avessero la mia età o anche un'età inferiore alla mia per questo motivo. Dico sempre questo quando faccio queste lezioni: se la metti sulla matematica, la mafia è un bene. Se tu la insegni da un punto di vista matematico, la corruzione, il voto di scambio è un bene, è un qualcosa che porta dei vantaggi. Se invece approcci la materia da un punto di vista etico dare modo di formulare un'impalcatura etica a una persona, questa mossa la devi fare quando è molto piccola, perché sennò poi già al liceo è troppo tardi secondo me. Questo era il mio obiettivo ed è tuttora il mio obiettivo, e sono contento che ci siano stati docenti sia delle superiori che dell'università che mi abbiano delegato a fare lezioni a persone che magari di questo non hanno mai sentito parlare o non hanno proprio i codici per poter, anche quando guardano magari un telegiornale, per quanto in molti casi sia meglio non farlo, per discernere il vero dal falso e soprattutto le cose importanti da quelle meno importanti. Gli manca il software. Esatto, esattamente. Il codice, esatto. Gli manca l'altro. E mi chiedevi della punciuta. Con la Repubblica Punciuta ho voluto subito dare l'idea delle collusioni appunto tra l'ambiente criminale italiano di Cosa Nostra Palermitana e appunto lo Stato italiano, perché la punciuta è il rito di iniziazione per chi viene affiliato a Cosa Nostra Palermitana, che consiste nella puntura, cioè punciuto vuol dire punto, no? Il participio, e vuol dire la punciuta consiste nell'essere appunto punti da un ago, far sgorgare il proprio sangue su un'immaginetta sacra, quindi questa ritualità anche molto impronta molto tradizionale della mafia siciliana, e recitare appunto una formula quasi sacrale
con il padrino, come se fosse proprio una cresima, no? Con il padrino che è invece già un affiliato, già una persona che ha un ruolo nella gerarchia criminale di Cosa Nostra. Dicendo la Repubblica Punciuta, volevo dare quest'idea che ciascuno dei tre poteri dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario, è stato punciuto, e a prova di questo metto dei documenti, quei dati oggettivi di cui parlavamo prima, per dare l'idea di come lo Stato ha molte facce. Lo Stato non è buono o cattivo, lo Stato è rappresentato da Falcone e Borsellino, da Chinnici, da Alpul, da Di Matteo, che è il magistrato che ha portato avanti il processo sulla trattativa Stato-mafia, che è stato oggetto di numerose critiche sia dai mafiosi e da Rina, che ha sentenziato la sua morte dal carcere di Opera nel 2012, che dall'establishment politico che veniva toccato dalle sue indagini. E poi però Di Matteo ha avuto ragione nel momento in cui c'è stata la sentenza di primo grado, grazie alla quale per la prima volta nella storia, anche se non ne ha parlato nessun telegiornale, sono stati condannati per lo stesso reato, cioè violenza o minaccia a corpo politico dello Stato, tre vertici del ROS, quindi stiamo parlando dei vertici dei carabinieri, cioè De Donno, Mori e Subranni, i primi due a 12 anni di reclusione, l'altro a 8, un politico, cioè Marcello Dell'Utri, numero 2 di Forza Italia, fondatore della Fininvest assieme a Berlusconi, che era già stato condannato per il concorso in concorso esterno con l'associazione mafiosa, e i mafiosi stessi, cioè Leo Luca Bagarella e Cinà. Quindi politici, membri delle forze dell'ordine e mafiosi condannati per lo stesso reato, no? Non è il reato di trattativa, perché non esiste il reato di trattativa, ma c'è questo reato di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato, e Di Matteo ha avuto ragione, cioè l'impostazione della procura è stata suffragata, è stata confermata anche dal giudice terzo, no? E quindi tutti coloro che avevano criticato il processo sulla trattativa, considerandolo quasi un processo per farsi pubblicità, come magistrati che indagano il potere, un po' come era successo negli anni di Caselli, invece appunto la sentenza ha dato ragione alla procura di Palermo, ed è stata secondo me una bella vittoria non solo per Di Matteo, ma per tutti i cittadini che vogliono fare dell'antimafia la propria ragione di vita. Per concludere, io vedo al fondo del libro prima edizione ottobre 2018. Che cosa è successo dall'ottobre 2018 in poi, cioè come tu hai lavorato? Perché immagino, perché la domanda è questa, che cosa ci sarà dopo questo? Esatto. Allora, innanzitutto, parlando del libro, di questo libro qua, del dopo ottobre, io innanzitutto ringrazio anche il mio editore per aver puntato su questo libro, perché non era da tutti, dal momento che tra l'altro si parla di cose anche parecchio delicate, no? Ci sono editori che magari dicono non voglio avere troppi problemi, evitiamo, no? Invece secondo me è stato molto coraggioso e lo ringrazio. E dal punto di vista appunto della promozione del libro, non posso contare su un ufficio stampa, e quindi è stato bello avere possibilità di girare l'Italia, perché poi sono andato a fare una conferenza in Campania a Battipaglia, andrò in Sicilia ad agosto, ed sono degli appuntamenti a cui tengo tantissimo, perché di questo stiamo parlando, ma anche appunto il discorso delle università, dei licei, delle conferenze pubbliche in cui la gente poi mi ha premiato, perché la gente è venuta e ha comprato il libro, e sono estremamente contento di questo, però tutto col passaparola. Tutto col passaparola, senza spendere un euro, no? E questa secondo me è una bella vittoria. Nel momento in cui ti devi comprare anche l'aria che respiri, è bello riuscire a farcela grazie all'appoggio della gente, no? Che crede in quello che fai e ti stima come persona. E, per quanto riguarda gli altri lavori, sto già ultimando un altro libro su un processo in corso, d'altro è la prima volta che lo dico, che è il processo sul depistaggio Scarantino. Magari a qualcuno di voi non dice molto, in questo libro trovate un'anteprima. Che è il gigantesco depistaggio che ha avuto luogo subito dopo la morte di Borsellino in via D'Amelio, attuato, messo a punto, diciamo, dalla squadra Falcone Borsellino, cioè la squadra che doveva indagare sulla morte di Borsellino, sui cadaveri ancora fumanti di via D'Amelio, e che invece ha deciso bene di massacrare di botte alcuni finti pentiti, di farli pentire dandogli degli appunti, dei finti appunti, e di mandare in galera
tantissime persone innocenti che dopo 20 anni di carcere sono uscite e adesso chiedono giustamente un maxi risarcimento allo Stato. C'è un processo in corso su questo, in cui stanno venendo fuori tra l'altro tantissimi elementi in merito alla trattativa Stato-mafia, ed è incredibile pensare come ci siano tantissimi pentiti di mafia che parlano di questo e non ci sia un pentito di Stato che parla di questo, e perché sono molto più pericolosi coloro i quali, dall'ambiente dei servizi segreti, dall'ambiente della politica, dall'ambiente delle forze dell'ordine, hanno fatto accordi con la mafia e escono come persone pulite, piuttosto che i mafiosi che sono stati punciuti e hanno vissuto nel torbido ambiente della mafia fin da quando erano in fasce, no? E sebbene noi, sebbene i media italiani ci facciano ragionare sempre a compartimenti stagni e sempre squadra A contro squadra B, mentre invece purtroppo c'è chi ha giocato nella squadra sbagliata. E il fratello di Borsellino dice sempre, quando fa le sue conferenze, è triste che mio fratello fosse in guerra, sapesse che poteva essere colpito, no, dall'avversario di fronte, e invece i proiettili siano arrivati dall'esercito, esatto, da coloro che dovevano proteggerlo. Su questo secondo me bisogna ragionare, più che sulla mafia militare in sé. Sulla mafia militare in sé abbiamo visto tantissimi approfondimenti, chiunque di noi ha visto le immagini del maxi processo in qualsiasi salsa, no? E invece le telecamere devono andare a seguire quei processi che si occupano della zona grigia, dei personaggi di tramite tra il mondo dello Stato, che dovrebbe proteggerci, aiutarci, e il mondo di chi invece ha sparato e ha messo le bombe. Questo libro parla di questo depistaggio. Tra l'altro sto collaborando proprio col fratello di Borsellino, che mi sta mettendo in contatto con l'avvocato, col suo avvocato, che è la parte civile del processo sul depistaggio Scarantino, ed è probabile che a settembre ci possa essere un evento mio insieme a Salvatore Borsellino, che è appunto il fratello di Borsellino, e spero vivamente di farlo, perché secondo me lui è uno di quei simboli di quelle persone che stanno lottando anche contro il potere, contro il quale anche molti parenti di vittime non stanno minimamente lottando, perché non è comodo farlo, non porta bella pubblicità. E quindi, nel caso ci fossero sviluppi, vi invito ad esserci, ma soprattutto vi invito a prescindere dal mio libro, a cercare di informarvi, anche se è molto difficile, su questo, perché anche se non sembra, riguarda tutti noi, perché riguarda chi ci ha rappresentato, riguarda ed è anche paradossalmente un interesse di tasca, perché la corruzione, la mafia ci toglie dalle tasche, la visione, no, del mal tolto. Sono reati difficili da scoprire, ma sono reati che ci riguardano. Non è solo cosa loro, è cosa nostra veramente. Quindi questo è l'invito che generalmente faccio a tutti. Grazie a voi. Un saluto, grazie Stefano. Grazie a te. Questo promettente ragazzo. Grazie. Io volevo solo dire una cosa brevemente. Sono una sua lettrice, ho già letto i suoi libri. A prescindere dal fatto che ti faccio i miei complimenti per l'eloquio, è un piacere ascoltarti, è un piacere leggerti, apprezzo moltissimo il tuo stile, soprattutto il tuo coraggio anche, e non solo, tu l'hai definito in questo libro... E quel titolo, La punciuta, sono proprio le punture che stai continuando a dare, no? Per un risveglio. Ma voglio andare oltre tutto quello che tu hai descritto in maniera encomiabile, e voglio invece farti una domanda intrigante, che tocca di più la pancia, no? Lo stato emotivo. In tutto quello che hai fatto, a prescindere da uno studio analitico, preciso, eccetera, non c'è anche una voglia di riscatto in quelle contraddizioni del Sud e di Palermo, della società, in parte che ormai è una società globale, la nostra, quella italiana, non è solo quella palermitana, ma tu sei partito da lì. Non c'è anche forse una voglia di riscatto, nel senso di educare i giovani sicuramente, e stimolarli a fare quello che fai tu, no? Adesso più o meno riduco così, non voglio occupare troppo spazio, ma anche e soprattutto far emergere tutta la cultura, la positività che c'è in quella società, nella nostra società, e quindi andare verso una coscienza, consapevolezza che ci porti poi effettivamente a agire, no? A
saper anche scegliere. Comunque chiudo solo qui per dirti complimenti. Grazie. Una cosa ci tenevo a dire, sarò ripetitivo, ma secondo me i temi centrali per rispondere a questa domanda sono il mondo della scuola e il mondo mediatico. Perché io non credo che se una persona fosse informata dalla scuola, quindi da chi deve educare, o dal mondo mediatico, cioè chi deve informare, credo che tutti si sorprenderebbero di queste storie. Credo che tutti, credo che questi tipi di eventi, ma non il mio, anche di persone molto più insigni, sarebbero... ci sarebbe molto più pubblico davanti a quelle persone, che invece vengono, molto spesso diventa quasi qualcosa di nicchia, no? Qualcosa di per appassionati. Ma uno non deve essere appassionato di antimafia, uno deve essere, deve incarnare l'antimafia, non solo se fa lo scrittore, no? Però in un mondo della scuola in cui si arriva a stento alla guerra fredda, per esempio, tanto per dirne uno, o per dire in parallelo, in un mondo mediatico in cui colui che ha arrestato Totorina, cioè Capitano Ultimo, poi dico, ci tengo a dirvi questo episodio perché vi fa capire, è l'emblema secondo me della trattativa Stato-Mafia, che viene celebrato come l'eroe dell'antimafia, gli è stata tolta la scorta, o meglio c'era la... il discorso che stavano per togliergli la scorta, e c'è stata la sollevazione di tante persone che ha detto no, un simbolo ha arrestato il capo dei capi questo qua, no? Se uno sapesse cosa ha rappresentato l'arresto di Totorina e il fatto che non sia stato assolutamente un giorno encomiabile per l'antimafia, ma sia stato il giorno, uno dei giorni più tristi per la Repubblica Italiana, tirerebbe il telecomando sulla televisione quando vede Capitano Ultimo, che invece viene ancora celebrato anche dai presentatori televisivi come un eroe. Cioè, Totorina, esattamente come Borsellino, era stato eliminato per volere dello Stato e della mafia, perché stava rompendo le palle, perché era l'ultimo baluardo, o meglio il penultimo baluardo prima dello sposalizio finale della grande trattativa Stato-mafia. Totorina, all'estremo opposto, era l'altro ostacolo alla trattativa, perché Totorina rappresentava l'ala stragista, l'ala violenta della mafia, che si stava contrapponendo in quegli anni, siamo nel 92-93, a quella invece trattativista moderata capitanata da Bernardo Provenzano. In quel frangente cos'è accaduto? È accaduto che Provenzano, per diciamo concretizzare quella trattativa, ha fatto arrestare Totorina. Questa storia non l'ha mai raccontata nessuno, o meglio l'hanno raccontata troppo in pochi, ma nel momento in cui Provenzano si vede arrivare dei carabinieri, quei carabinieri condannati nel processo della trattativa Stato-Mafia, fornisce loro delle mappe in cui sono segnati i possibili covi di Totorina. Totorina viene arrestato all'esterno del covo, non dentro il covo. Siamo il 15 gennaio del 93, il giorno in cui Caselli si è insediato come procuratore capo a Palermo. E la procura di Palermo, dal palazzo della procura, dice a chi l'ha arrestato, a Capitano Ultimo, dice «Ok, adesso perquisite il covo in cui Totorina ha vissuto con la sua famiglia». E il capo di Cosa Nostra, chissà cosa potremmo trovare all'interno del covo, pizzini, ma qualsiasi cosa. Ricordiamo che Totorina era il mafioso, colui che appunto era il vertice di Cosa Nostra, che aveva fornito un papello allo Stato con le richieste, che tra l'altro dallo Stato, con maggioranze trasversali di destra e di sinistra, quelle richieste sono state tutte, o meglio la maggior parte del papello, tutte assolutamente in Parlamento sono state valorizzate, diciamo così. E basta guardare le leggi sui pentiti, il 41 bis smorzato, chiusura delle supercarceri di Pianosa e Asinara e via dicendo. Nel momento in cui la procura dice adesso perquisite il covo, i carabinieri che hanno arrestato Rina dicono no, noi non perquisiamo il covo perché magari potrebbe entrare qualche mafioso, potrebbero esserci altri sviluppi investigativi, eccetera eccetera. La procura di Palermo dice ok, non perquisite quel covo, ma la condizione è che lo teniate sotto sorveglianza dal momento in cui avete arrestato Rina fino a quando poi interverremo. E 18 giorni dopo Caselli e la procura scoprono che la sorveglianza di quel covo è stata interrotta il giorno stesso in cui Rina è stato arrestato. 18 giorni dopo lo scoprono, 18 giorni dopo la procura dice adesso fate irruzione, non abbiamo tempo da perdere. Cosa trovano i carabinieri? Il covo vuoto, completamente ripulito, cassaforte tolta, impronte digitali assolutamente cancellate,
nessun pizzino, niente di niente. Hanno dato il bianco alle pareti i mafiosi, hanno riportato i parenti di Rina a Corleone e noi non abbiamo saputo niente di quello che c'era all'interno. Ora, ai poveracci vengono fatte le irruzioni a casa, viene scavato nel giardino per trovare la qualunque, e al capo di Cosa Nostra non perquisisci il covo. Ma ancora ci sono dei dubbi, ancora qualcuno la chiama presunta trattativa Stato-mafia, quando ci sono due sentenze a dire che quella roba lì è successa. Non servono neanche le sentenze, basterebbe analizzare i fatti, ma per analizzare i fatti bisogna che qualcuno in vista dal punto di vista mediatico ne parli, perché se no qua siamo in 20. È sempre lì il problema. Bene, grazie. Una volta, non uccidere, non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Lo dico ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio.